Sono un po' emozionato perché lo devo dire con estrema sincerità, a me quel genere di moto non fanno impazzire, ma quando ho visto l'entusiasmo della persona, comunque la moto è la felicità di essere qui, mi ha in qualche modo fatto cambiare un po' l'idea su questo genere di moto. Arriva da lontano, da lontanissimo, appositamente qui a Verona. Wendy, Wendy, come here, Wendy, please. What is your bike? Adesso Wendy ci porterà qui la sua moto. E poi il pantalone a zampa è qualcosa di straordinario. Ok, Wendy. Wendy ha fatto un viaggio lunghissimo, arriva dall'Olanda ed è venuta qui a ritirare il suo premio. Allora, io proverò a farle una domanda in inglese. Where are you from? Bravo, Matte! I am traveling now for 9 days. I'm on my way to Murano. And this is my bike. Her name is Didi. Milan. She's from 1993. And we got her from the street and we redecorated her. And I think she's a happy bike now. Thank you very much. Everybody, thank you very much because I had a great day. Thank you. Thank you to you, Wendy. Thank you to you. Nice to meet you. Leo, traduci. Ho baciato uno con la cravatta. Sono in difficoltà, state buoni. No, beh, comunque, no, sai cosa che mi ha colpito? Il manubrio arancione, è da paura. Quando la motocicletta merita di essere conservata, va assolutamente conservata ed è per quello che io e Matteo abbiamo pensato ad un premio speciale, ad una moto conservata che abbiamo visto naturalmente qui alla presenza del gentleman e di conseguenza, insomma, per far capire al mondo che non tutto si può customizzare. Special è anche essere originali a volte, no? E questo è un concetto che io cerco di portare avanti da anni, anche se di mestiere mi ritorna un po' contro, però comunque ci credo molto, per cui le cose belle vanno rispettate. Per cui vincitrice di questo premio è. Vincitrice di questo premio che premia appunto il fatto di tenere la moto è la Suzuki 750 GSX. Il premio è offerto da Triumph con la speranza che poi che questa moto si fermi e lui pensi a Triumph per una moto nuova. È tutto studiato, sai, sembra. Eccola qua. Vedete un bel pezzo. Ti chiami? Federico. Ci racconti un po' questa moto? Da quanto ce la possiedi? Allora, questa moto l'ho presa circa 2 anni fa. È la mia prima moto in realtà. 7 e mezzo e grazie. E diciamo che mi sono messo a cercare qualcosa di un po' originale e quando l'ho vista mi sono innamorato, ho deciso che forse sarebbe stata questa la moto che avrei preso e l'ho cercata finché l'ho trovata. È più vecchia di te. Per cui è più vecchia di te, di che anno è questa moto? Questa moto dell'86, io sono del 93. Fantastico. È molto importante questa cosa perché questi giovani vanno un po' anche a cercare quello che è il passato, cioè il passato è importante per capire dove si andrà nel futuro. E questo è un esempio di questo ragazzo che comunque si merita un premio eccezionale, che complimenti e vieni sempre da Special quando vuoi che sarà sempre messa qui davanti in vetrina. Grazie mille, un applauso. Ieri sera che atmosfera hai avuto tu? Io ieri sera guidavo una moto al tramonto sui colli, mentre il sole calava, si alzava una leggera nebbiolina, si parlava d'amore, c'erano già le stelle, e insomma tutte ste robe. Ok? Non è vero. Sei davanti a una vecchia Romagna. Sì, può essere, può essere. E piangevo, e piangevo. Allora ragazzi, l'atmosfera realmente retro, vintage, di calma, di tranquillità, che un po' ricorda i colli al tramonto, ce la dà una spettacolare Royal Enfield Sidecar, della quale
della quale abbiamo anche un inserto cagnolino meraviglioso. Quindi arrivate qui con Inside, perché è tutto l'insieme, la famiglia, la moto, il cane, tutto quanto. Vieni. Vogliamo sapere come vi chiamate? Gaia. Ginger. Damiano. Non male che non si chiama Rino, se no Ginger Rino era... Vabbè, comunque fantastici. Io do un premio di special proprio, io mi sento proprio onorato di darvi questo premio perché lo meritate vivamente, siete bellissimi, dovete sedervi sulla moto per la foto, grandi. E vorrei anche sottolineare che è anche un premio, oltre che alla moto, anche al viaggiare insieme, perché loro viaggiano insieme, quindi famiglia, cane, bagagli, tutto, ci sta tutto. Infatti voleva salire anche Donald, ma non l'abbiamo voluto, insomma, sono già una bella famiglia felice. Fate veramente un applauso, sono splendidi. E... grazie ancora di essere. Da dove venite, scusa? Ma arrivano da Monza, ragazzi, cioè, complimenti. Ma siete... No, Milano basta, ormai Verona è la nuova frontiera della... is the new black, esatto, come dicono. Grazie a voi, ragazzi, grazie a voi. Ma che, voi siete bravi. Queste emozioni. In questo giorno abbiamo pensato di premiare una Triumph che volesse in qualche modo rispecchiare, secondo me, il percorso di Triumph. E Triumph è adesso magari negli ultimi anni è diventato un marchio molto importante, molto riconosciuto, molto bello, però 20 anni fa non era come adesso, per cui chi ha creduto in quel marchio, in quel momento? E ad oggi alla moto originale è Matteo Pasetto con la sua Speed Triple del 2001. Ho fatto per 20 anni il concessionario e questo colore all'epoca non lo voleva veramente nessuno. Ne saranno state venduti 3 in Italia, vero? Fate la domanda, Teo! È una moto assolutamente originale. Tutti si ricorderanno il film di Tom Cruise, Mission Impossible, quando lui sparava con la moto, ecco, lui si sente un po' Tom Cruise in questo momento. E no, veramente, hai un pezzo bellissimo, complimenti, perché è uno dei pochi pezzi conservati e soprattutto il colore, che era un po' da checca in effetti all'epoca, adesso lo è di più, lui ha dimostrato di non esserlo perché ha già procreato e di conseguenza è un vero uomo. Grazie Matteo, grazie. Il premio gli hai dato? Premio dato da Triumph, naturalmente, Triumph Verona. Volevo dire anche una cosa a Matteo, per me è un vero dispiacere premiarlo. No, te lo meriti. Che rappresenta in assoluto lo spirito di questo evento è... per il secondo anno di fila, il dottor Amoros! Amoros, sei l'uomo imbattibile, cazzo, lui con il suo stile, lui con la sua pipa, con il suo cappello, non so se avete notato il suo cappello, io gli voglio bene quest'uomo perché rappresenta veramente quello che i nostri... Vi ricordate le foto degli anni 20, degli anni 30, quando si vestivano veramente bene? Adesso guardiamoci, siamo tutti un po' pagliacci. Lui è sempre così, tutti i giorni, cioè capite la cosa? Cioè lui va a lavorare così ed è un medico radiologo. Difatti ogni tanto in ospedale si fanno qualche domanda, vero? Sono il radiologo privato del dottor Martini. Se avete problemi di prostata, qualche menisco. A tutti, grazie. Grazie. Molto bravo,
raggiunta una certa età, naturalmente dobbiamo circondarci di amici medici che ci fanno passare un po' davanti alle sale, alle aspettative, no? Che bisogna fare, alle attese. Per cui insomma, no, non è per quello che l'abbiamo fatto vincere, non sono un uomo corruttibile, ve l'ho detto. Secondo me è evidente, insomma, lo stile che il dottor Amorós rappresenta qui oggi da Special. Per cui, che dire ragazzi, io vi ringrazio, siete stati fantastici. Avrei voluto premiare tutti, ma naturalmente dovevamo fare delle categorie. Secondo me siete tutti veramente molto belli. Per cui, grazie della giornata, siete stati tutti top. Ah, ringraziamo il presidente venga qua, il presidente della circoscrizione. Ci ha prestato l'area verde perché sennò tutte le moto non ci potevano stare, per cui gli offriamo da bere, cosa dite? Vado a casa a bere. No, grande. E io vorrei ringraziare, oltre alle BL Scaligere che hanno organizzato il tour e tutto quanto, vorrei anche ringraziare Nicola Martini che ci intrattiene sempre a questo modo. Grande Nicola, grazie a tutti voi. Ciao, ci vediamo l'anno prossimo, chiaro.